Nennolina, nonostante la sua giovanissima età, soli 5 anni, ha dato prova di una comprensione e di un amore della sofferenza redentrice inspiegabile. Infatti, già da piccola, è colpita da un grave tumore alla gamba sinistra, che le viene amputata. Sai, mamma, ho offerto la mia gambina a Gesù per la conversione dei poveri peccatori e perché siano benedetti i soldati che stanno in Africa. In questo clima di malattia, Antonietta ricevette la prima comunione e la cresima e ne era molto contenta, infatti le pregava dicendo: Caro Gesù bambino, voglio essere sempre la tua lampada. Nennolina è un'autentica innamorata di Gesù e lo dimostra continuamente, non solo con le sue azioni, ma anche attraverso le sue lettere. Caro Gesù, domani, quando sarai nel mio cuore, fai conto che la mia anima fosse una mela e come nella mela ci stanno i semi, dentro la mia anima fa che ci sia un armadietto. Come sotto la buccia dei semi ci sta il seme bianco, così fa che dentro l'armadietto ci sia la tua grazia, che sarebbe come il seme bianco, e fa che questa grazia la lascerai sempre con me. Caro Gesù risorto, io ti amo molto. Caro Gesù, ti raccomando le anime e ti raccomando anche i peccatori. Caro Gesù, aiuta mamma. Caro Gesù, io ti mando tanti baci. A 5 anni venne a far parte della grande famiglia dell'azione cattolica, mostrandosi orgogliosa di tutto, anche quando ricevette la tessera ed il distintivo. Inoltre sapeva a memoria tutti i giornalini delle piccolissime che la madre le leggeva. Caro Spirito Santo, fra pochi giorni ti riceverò. Santissima Trinità, ti amo tanto. Caro Spirito Santo, illuminami. Caro Spirito Santo, io voglio che tu sei anche il mio spirito dell'amore. Caro Spirito Santo, io voglio fare tanti piccoli sacrifici, perché quando devi entrare nel mio cuore, ti voglio fare contento. Nennolina moriva il 3 luglio 1937, facendo della sua vita un sacrificio a Gesù bambino. Ave Maria.